Grande Billy. Ma cosa ne dici delle parole di questo canto? E cos'altro hai da condividere? Sono lì tutti che ti ascoltano. Sono flesso. No. Sì. Voglio iniziare per dire che sono felicissima di essere qua e sono stata emozionata, ma davvero felicissima perché qui davanti a me posso vedere i miei migliori amici, la mia famiglia e anche voi che siete ormai la mia famiglia. Penso che sia davvero un enorme dono che Dio ha voluto farmi e lo ringrazio tutto per questo. Voglio condividere con voi i pochi passi di Efesini 3:13 che dice così: per questo motivo tengo le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia dei cieli e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché, radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Quando ho letto per caso questo versetto, ho pensato che Paolo aveva sempre le parole giuste per scrivere cos'è il Signore, e mi sono trovata a pensare che abbia proprio ragione, perché mi sto rendendo conto di come piano piano l'amore di Dio nei miei confronti si stia facendo conoscere a me, e per quanto io non abbia una grande esperienza, mi accorgo sempre di più quanto l'amore di me di Dio mi accorgo di stare veramente sperimentando questo amore che sorpassa ogni cosa di umana conoscenza, di umana comprensione. Ed è l'unico amore che è andato al di là di quello che ero, che sono, è l'unico amore a cui veramente non posso fare a meno, a cui davvero sono diventata dipendente. E così spero davvero che le persone che amo, che conosco, e anche tutti quelli che sono qui, possano veramente sperimentare questo amore che sto provando e che solo Cristo può dare. Io vi ringrazio e grazie per essere qui. Dio vi benedica. Bene, Milena, ci sono tornata, ma siamo bene. Stai fermando? Non ci facciamo. Milena, tu credi nel Signore Gesù Cristo? Sì. Tu credi che Gesù Cristo è salito sulla croce? Sì. È morto per i tuoi peccati e versato il suo sangue? Sì. Per questo noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Vai, Milena! E là sei grande, bravo!